l'Islam. L'Islam in Italia non deve esistere. Ma chi è il Papa? Ma chi è? Io sono Cristo. Poi io vorrei un appuntamento, vorrei appuntamento con il vescovo Saviano, con quel pezzo di merda che non mai, no, quello che non accetta mai, parla sempre da solo, come un dio, ma nemmeno Gesù parlava da solo, Gesù parlava davanti agli apostoli, e gli apostoli commentavano con lui, chi è sto porco miserabile, chi è sto Saviano di merda? Ma voglio Saviano se ancora... davanti al mio cazzo, ti voglio fare schifoso, sei schifoso, ma come un nemico, ma chiudilo. Noi per 2000 anni in Italia non abbiamo mai avuto a che fare con l'Islam. Questa gente adora un Dio che non è il nostro, non mi appartiene, a me Allah non mi appartiene, io ho paura di Allah. Questi vogliono la poligamia per fare che cosa? Mica perché vogliono schiavazzare, mica perché vogliono eiaculare a volontà, vogliono la poligamia per arrivare a dominare l'Europa. Si prendono 5 mogli a testa, 4 figli a testa, 5 per 4, mi sembra che faccia 24 cada uno. Fra 10 anni, dove cazzo andiamo a metterci al riparo? E quel porco di Sgarbi? Chiamatemi un po' quel porco di Sgarbi! È inutile che Sgarbi si inventa le storielle sui quadri. Ha pensato ai dipinti o no? Li ha pensati? Le sculture? Non solo di Botticino, non solo di Raffaello. Ha pensato a queste cose di riferimento religioso? Quando l'Islam si insedierà in Italia, diventeranno 15 milioni. Quelle opere d'arte, quel figlio di puttana di Vittorio Sgarbi, lo sa che vengono distrutte? Lo sa che vengono distrutte? Lo sa quella testa di cazzo? Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. Devo dire che sono perfettamente d'accordo, nel senso che a parte che io sia figlio di puttana, stronzo, testa di cazzo, il mondo è pieno di paradossi, però Donato è un eroe! È un eroe! È un eroe! Contro di voi siete dei conformisti, dei piccoli conformisti. Donato è un eroe! È un eroe! È un eroe! Sono un figlio di puttana, una testa di cazzo, uno stronzo! Lo sono! Lo sono! Lo sono!